La Sardegna è un'isola segnata dalla pietra. Il calcare di Teulada ha permesso di costruire questa meraviglia del romanico. A due passi da Decimo Mannu la chiesa di Santa Maria di Uta. La pietra della Sardegna è nella storia, ma può essere anche fuori del tempo e soprattutto può suonare. Appaiono pietre nella terra del Campidano, dalle parti di San Sperate. Sono le pietre di un laboratorio a cielo aperto, di un esperimento attraverso il quale forse riusciamo ad ascoltare l'anima del mondo. Pinuccio Sciola, l'artefice di questo esperimento. Ben trovato, Pinuccio. Benvenuto. Grazie di averci accolto tra le sue pietre. Quando è nato questo rapporto così profondo tra lei e questa materia così diversa, così dura, ma forse anche così fragile? Tu hai visto la quantità delle opere che ci sono? Tante. Tante, tantissime scolaresche vengono continuamente. La prima cosa che mi chiedo è: ma quanti anni hai? E io dico che di avere almeno 5.000 anni. Ma non potendo rispondere a tutti, perché spesso poi non ci sono, allora mi sono scritto una carta d'identità che inizia: quando non ero e non era il tempo, quando il caos dominava l'universo, quando il magma incandescente celava il mistero della mia formazione. Da allora il mio tempo è rinchiuso da una crosta durissima. Ho vissuto ere geologiche interminabili, immani cataclismi hanno scosso la mia memoria littica. Insomma, porto con emozione i primi segni della civiltà dell'uomo. Pinuccio è il mio Sciola tempo, non, non è tempo. Soltanto uno scultore della pietra, ma è anche un poeta della parola. Questo è un calcare, che naturalmente è una bifacciata, perché questa è la parte esterna, e poi basta accarezzarla. Sfiorarla. Questo suono, Pinuccio, è come se ci costringesse ad una sorta di regressione profonda, è come se ritrovassimo una radice così lontana e così remota. Ma le pietre non vanno percosse, le pietre, come dire, vanno accarezzate. Ma io volevo farti vedere, non abbiamo visto di là in quell'altra pietra. Andiamo a quanto vedere. Qui si stanno ribaltando i concetti acquisiti da sempre, che sempre abbiamo visto, sentito, toccato la pietra rigida. E invece la pietra si muove. Io vado ad accarezzare semplicemente una pietra e che cosa possiamo vedere? È uno strumento musicale. Un elemento così elastico, così leggero, che naturalmente vibra. Abbiamo applicato dei microfoni a ventosa, certo, e ci sono tutti i suoni che sono all'interno della pietra, perché come vedi io non effettuo nessun tipo di percussione, ma sono soltanto accarezzando la vibrazione. Pinuccio, ma chi l'ha scritta la partitura di questa musica? Beh, qualcuno che è molto più alto di noi, sicuramente. Un grandissimo musicista. Io vorrei farti ascoltare quest'altro blocco qui. Un'altra partitura. Posso farti ascoltare dei suoni semplicemente meravigliosi. Chi è lui? Ma lui è un personaggio importante che io avevo registrato, perché da piccolo, quando andavo a lavorare in lavori pesanti, la trebbiatura per esempio, a 13 anni, quando mi caricavano sacchi da un quintale, al momento della paga, lo ricordo sempre, la mia settimana lavorativa erano 9.900 lire e ricordo sempre che non mi ha dato le 10.000 lire perché non avevo 100 lire di resto. E questo è rimasto scolpito quasi come è rimasto scolpito. Allora,
vogliamo far ascoltare, quasi a chiudere come dire anche, un ciclo, no? Anche a lui possiamo ascoltare il suono delle pietre. Il suono delle pietre. È come se la civiltà contadina in qualche modo e la radice profonda della terra tornassero a toccarsi.